Good afternoon. Good afternoon to all of you. So my name is Anne-Marie, and I'm going to be your guide during this half-day tour, where we are going to visit the capital city of the island of Malta, which is Valletta. As I told you, we'll be visiting Valletta, the capital city that was built in the 16th century by the Knights of the Order of St. John, that later became known also as the Knights of Malta. Allora, i cavalieri erano un gruppo di uomini che nell'undicesimo secolo sono partiti da Amalfi verso la Terra Santa per dare assistenza ai pellegrini durante le crociate. Là hanno aperto il loro primo ospedale dedicato a San Giovanni il Battista e hanno ottenuto anche il titolo di un ordine militare, un ordine ospedaliera e un ordine religiosa. 1530 Carlo V di Spagna ha affittato Malta ai cavalieri. Il capo dell'ordine era conosciuto come il Gran Maestro, mentre il titolo dato agli altri uomini era quello di un cavaliere. E l'ordine in sé era divisa in 8 gruppi, che erano meglio conosciuti come le 8 lingue dell'ordine. Ed è per questo che abbiamo la croce con le 8 punte, perché ogni punto rappresenta un gruppo da dove arrivavano i cavalieri. Nel 1565 il Gran Maestro francese Jean de la Valette e alcuni mesi dopo la vittoria contro gli ottomani turchi ha chiesto al Papa Pio V di mandare qua il suo architetto personale per disegnare la nuova capitale. La nuova capitale che doveva servire come una fortezza dando protezione ai 2 porti naturali, perciò è una penisola, ma doveva essere anche una capitale degna del nome della loro famiglia. The Castile, l'ufficio del primo ministro. All'inizio questi palazzi avevano un solo piano, lo stile del Rinascimento, poi quando è entrato il barocco di moda hanno cambiato lo stile d'architettura. C'è la simmetria del barocco, dove le decorazioni sono intorno alle finestre e sopra la porta principale, con il busto del Gran Maestro che ha pagato l'architetto e lo stemma. È una facciata molto molto austera, come vi ho detto prima. Questa l'hanno lasciata come hanno costruito la chiesa nel 600. L'interno è stato ridecorato nel 700, perciò 2 epoche diverse per quanto riguarda lo stile d'architettura.